diciamo, della, dell'accoglienza, malgrado la neve, sono riuscito ad arrivare abbastanza bene. E in apertura vorrei ringraziare Claudio Duzzo, che è qua presente. Fatto per 15 anni consigliere regionale, è stato un punto di riferimento del movimento anche in momenti particolari, in contesti difficili. E allora lui, perché diciamo non lo trovate in lista questa volta? Non perché lui sia stato fatto fuori, ma perché è normale che dopo un certo numero di anni ci sia un avvicendamento rispetto a determinate posizioni, no? Uno non può fare quantomeno non può fare, dal nostro punto di vista, ma anche dal suo punto di vista, fare per troppi anni la stessa cosa, diciamo, rischia di fossilizzare un'esperienza. E quindi lui non andrà in pensione, non viene messo da parte, farà un'altra cosa. Ci sono tante cose da fare, anch'io stesso ho fatto tante cose prima di provare, spero, e sono convinto, a fare il governatore. Questo volevo dirlo in apertura, in maniera tale che l'ha già detto Stefano, ma in maniera tale che la cosa fosse, diciamo, chiara e comprensibile a tutti. Le candidature ve le ha già annunciate Stefano, io quello che posso dirvi è che sono tutte persone molto in gamba, che rappresentano bene il movimento, che rappresentano bene il territorio, e quindi io posso soltanto parlare molto bene di tutti. Spero, ma ne sono convinto, la Lega farà un grande risultato in provincia di Cuneo. Farà un grande risultato perché si è lavorato bene, perché la gente ci vede come punto di riferimento, come un movimento che sa fare le scelte, come un movimento che prende le decisioni, che sta dalla parte del popolo, che ha anche l'affidabilità per poter governare, e, senza polemiche, ma proprio in maniera costruttiva, proprio in maniera cuneese e piemontese. E quindi penso che questo risultato darà anche la possibilità di avere una pluralità di eletti, e sarebbe sicuramente una cosa importante. Poi vorrei anche dire che quando ci sarà da formare l'esecutivo dopo le elezioni, dopo la vittoria alle elezioni, io posso qui dirvi, tanto da noi non c'è nulla di segreto, posso dirvi che io intendo dare una rappresentanza alla provincia di Cuneo nell'esecutivo, nel governo regionale.